Buongiorno e bentornati a tutti a Ci vediamo lunedì. Oggi, ottava puntata, parleremo della prassi di riferimento UNI 98-2020 e di come si dedichi al procedimento di mediazione civile e commerciale, uno straordinario strumento operativo per mediatori, avvocati e per le parti coinvolte. Oggi avremo numerosi ospiti qui con noi fisicamente e poi avremo anche un collegamento su Zoom che poi vi sveleremo l'ospite, ma diamo il benvenuto a chi è qui con noi. Do il benvenuto al dottor Ivan Ciao Giordano. Ilaria, Ciao Ivan, grazie. sempre qui con noi, giurista d'impresa, project leader del tavolo UNI sulla mediazione civile e presidente ICCAF che tra l'altro oggi, se non sbaglio, compie 10 anni. Oggi è il compleanno di ICCAF. Ecco, oggi 8 Nacque marzo. l'8 marzo del 2011, oggi compiamo 10 anni. E ovviamente vorrei dare il benvenuto all'avvocato Elena Lobaccaro. Ciao Ilaria. Ciao Elena, avvocato civilista del Foro di Milano e mediatore civile ICCAF. Bene, io direi che possiamo iniziare. Come tutti sapete, chi già ci segue sa che iniziamo sempre leggendo un quesito di un nostro amico da casa, per chi invece si è collegato per questa prima puntata, noi solitamente iniziamo leggendo un vostro quesito. Oggi mi concentrerei sul quesito di Antonello. Antonello ci scrive da Milano e dice: sono un avvocato e tramite le vostre newsletter sono entrato in contatto con l'esistenza della PDR UNI 98-2020 sul procedimento di mediazione civile. Potendo già fare riferimento al decreto legislativo 28-2010, ai relativi decreti ministeriali attuativi, alle circolari del Ministero della Giustizia e agli orientamenti giurisprudenziali, che tipo di attività pratica può avere una prassi di riferimento sul procedimento di mediazione? Ivan, io direi che come sempre inizierei riscontrando la domanda di Antonello, se sei d'accordo. Allora, Ilaria, guarda, io credo che Antonello ci stia dando un'opportunità importante, perché il tema che sta affrontando l'avvocato Antonello è un tema, come dire, quotidiano, in presenza di una normazione già dedicata a questo procedimento. Che utilità può avere anche una norma tecnica di riferimento, nel caso di specie una prassi di riferimento che potrebbe diventare da qui a qualche anno un vero e proprio elaborato normativo tecnico. Beh, durante questa trasmissione noi avremo modo di approfondire diversi aspetti di questa prassi, però devo dire che è un bellissimo regalo di compleanno per ICCAF oggi poter parlare di questo. Perché la norma giuridica è generale e astratta e in quanto tale non può entrare nel dettaglio delle modalità operative con le quali le parti, gli avvocati, i tecnici, gli assistenti di parte debbono comportarsi o possono comportarsi, non essendo cogente la norma tecnica, direi possono comportarsi nell'ambito del procedimento. Tant'è vero che gli amici da casa sanno molto bene, se hanno vissuto il procedimento di mediazione, che viene amministrato in maniera differente nei vari ambiti, nelle camere di commercio, negli ordini professionali, negli organismi privati. E questa differenza modalità applicativa del procedimento di mediazione comporta, come dire, risultati ed effetti in termini di raggiungimento di accordi differenti. Quindi l'efficacia del procedimento varia al variare del modo con il quale viene messo in pratica. La prassi di riferimento si pone l'obiettivo di essere un ulteriore strumento, lo chiameremo approccio procedurale, che va a sommarsi a una serie di altri approcci, quindi non a sostituirsi ma a sommarsi, allo scopo di dare punti di forza maggiori allo strumento mediatorio e quindi consentire alle parti di avere linee guida sulle quali poter fondare i propri comportamenti in mediazione. Perfetto, ti ringrazio Ivan. Così abbiamo dato un'iniziale spiegazione di che cos'è la prassi UNI 98-2020, ma adesso vorrei entrare proprio nel progetto. Elena, sei stata investita del ruolo di portavoce del tavolo UNI del Centro Studi ADR. Puoi raccontarci questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza sicuramente arricchente, sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché ho avuto modo, insieme al Centro Studi, di approfondire in modo dettagliato tutta la normativa che è prevista in via generale ed astratta dal decreto legislativo 28-2010, ma anche dal decreto ministeriale 180, e quindi è stato un momento di crescita e di approfondimento del tema. Oltre che tessuto normativo, anche giurisprudenziale, perché comunque abbiamo fatto una serie di
ricerche in ambito giurisprudenziale, scoprendo anche che la giurisprudenza auspica che ci sia un'uniformità nell'applicazione del decreto legislativo che, come accennava prima Ivan, prevede soltanto delle linee molto astratte e generali, sul piano pratico operativo invece lascia al potere dispositivo dei singoli organismi appunto il potere di capire come in concreto la mediazione può funzionare realmente in Italia. E poi è stato un momento, quindi sicuramente crescita professionale, una bella accelerazione perché mi sono immersa nello studio sia dei testi normativi che giurisprudenziali. E poi è stato anche un momento di crescita perché mi sono potuta confrontare sia con i membri del centro studi e quindi con mediatori professionali che svolgono questa attività da tantissimi anni e che quindi hanno vissuto in prima linea sul piano pratico che cosa significa fare mediazione e farlo orientato ad un accordo conciliativo, e poi la grande possibilità di sedermi al tavolo e quindi di potermi confrontare con esperti di varia estrazione, da rappresentanti di ordini di categoria, professori universitari, e quindi questo mi ha permesso anche di ampliare la mia visione, di vedere la mediazione da una prospettiva nuova, diversa rispetto a quella dell'avvocato o del mediatore, che sono le vesti che io ordinariamente indosso, perché è ovvio che il punto di vista di un professore o di un ordine di categoria o di un tecnico è arricchente, perché è diverso dal mio. Assolutamente, ti ringrazio Elena, deve essere stata un'esperienza veramente, come hai detto, arricchente. Esatto. Io ripasserei un attimo ad Ivan, perché prima abbiamo parlato di approccio procedurale, ma esistono altri tipi di approccio con i quali condurre il procedimento di mediazione? E se sì, questo secondo te è il migliore? Allora, ancora una volta Elena, ti ringrazio per la domanda, perché sono proprio i quesiti che si pongono le persone, no? Che utilità può avere una prassi tecnica quando è già normato in altro contesto? Ma allora la mediazione, no? Perché la domanda si colloca nello scenario secondo il quale i mediatori vivono la mediazione come qualcosa di intangibile. E in quanto intangibile e virtuoso, perché non lega le mani all'operatività del mediatore in sede mediatoria, e conseguentemente il mediatore può porre in atto una serie di ulteriori approcci facilitativi, trasformativi, sono diversi gli approcci disponibili nella scienza della mediazione, che hanno creato, a mio modo di vedere impropriamente, delle correnti di pensiero. Cioè è brutto quando parliamo di libertà del procedimento di mediazione e poi però vogliamo avere la paternità di un approccio, no? Questo è l'approccio procedurale e in quanto tale intende valorizzare la procedura introdotta dal legislatore, il quale la introduce nei suoi principi cardine, ma non dice come implementarla, come metterla in pratica. E noi abbiamo studiato le modalità di metterla in pratica. Gli altri approcci sono approcci che mirano, ad esempio, all'emersione dei bisogni, all'emersione delle risorse, all'emersione delle dinamiche sulla base delle quali potrebbe costruirsi una soluzione conciliativa. Dinamiche che poi devono trovare convergenza all'interno dei verbali, all'interno dei rinvii dei vari incontri di mediazione, all'interno della litigiosità delle parti, talvolta ammortizzata, talvolta amplificata dal ruolo degli avvocati o dal ruolo dei tecnici. Quindi, o magari anche dalle divergenze di parti che giuridicamente sono dichiarate l'unico centro di interesse, ma in realtà tra di loro nemmeno convergono in soluzioni, come dire, unanimi. Questo impone la gestione delle proposte, la gestione delle consulenze tecniche, la gestione della verbalizzazione, e inevitabilmente occorre capire come mettere in pratica la procedura. E pertanto si integra agli altri, non può certo definirsi migliore. Credo che gli altri approcci procedurali, senza l'implementazione anche congiunta di questo approccio, stiamo perdendo una grande occasione. Certo, grazie Ivan, grazie. E Elena, ripasserei a te, in quanto mediatore civile ICAF, nei procedimenti di mediazione che stai affrontando adesso, quali sono le applicazioni concrete della prassi UNI che ti stanno agevolando maggiormente? Allora, sono diverse, comunque il documento è molto corposo e sul piano procedurale in realtà la normativa di riferimento offre un ventaglio di strumenti molto ricco. Allora, devo dire che uno degli strumenti che a volte è risolutivo e che dal mio punto di vista è anche il più difficile da applicare è il contatto telefonico.
soprattutto quando si ha contezza che la parte è assente, contattarla spesso permette di chiarire qual è la funzione reale della mediazione, quali sono i vantaggi e le opportunità di poter arrivare ad un accordo conciliativo piuttosto che andare a gestire un lungo e costoso processo. È sicuramente non semplice avere il contatto telefonico per diverse ragioni, un po' per forma mentis. Io faccio l'avvocato e arrivo da un ambiente dove sono stata educata a scrivere la lettera piuttosto che a trovare, cercare il contatto telefonico con la parte. E poi anche perché la telefonata preclude tutto il contatto visivo, che ti permette di entrare in empatia con la persona, e anche la gestualità, che ti dà delle informazioni importanti su qual è la reale intenzione della parte al di là di quello che sta dicendo. E devo dire che peraltro questo allenamento mi ha permesso anche di svolgere la professione come avvocato in modo nuovo, cioè io adesso prima di fare le mie lettere di intervento, se ho il contatto con la parte, preannuncio alla parte che ci arriverà una lettera che ha uno scopo ben preciso. E devo dire che l'approccio che nella vita è tutto, anche nell'attacco tra virgolette di contatto con l'altra parte, è fondamentale. E l'ho scoperto facendo mediazione, l'ho scoperto allenandomi molto a quello che è l'efficacia di un contatto telefonico, soprattutto anche nell'era in cui viviamo, siamo comunque nel 2020, quindi la comunicazione è cambiata. Un altro strumento molto importante che viene disciplinato in modo dettagliato all'interno della prassi è la proposta del mediatore, che è un momento dove il mediatore svolge da un certo punto di vista un potere direttivo, perché comunque offre alle parti l'opportunità di andare verso una direzione ben precisa, ma che l'esperienza ci ha insegnato ad utilizzare anche come base di partenza per resettare tutto quello che le parti hanno fatto fino a quel momento. Mi è capitato recentemente con il dottor Sottili, una mediazione molto importante in materia successoria. Da 7 anni che era aperta la successione, i fratelli con la mamma stavano litigando tra di loro. Abbiamo formulato una proposta che, secondo la prassi è definita giuridica, mostrando alle parti quello che sarebbe stato l'esito di un processo, e da quel momento, e quindi senza considerare i loro interessi, i loro bisogni che erano emersi dopo 5 incontri di mediazione, abbiamo fatto una proposta giuridica, e quello è stato l'aggancio per poter non andare verso la soluzione conciliativa che noi avevamo prospettato, che era l'esito del giudizio, e che noi avevamo prospettato in modo strategico, cioè ti facciamo vedere che se vai in causa quello sarà il verdetto, ma è stato un modo per poter riattivare il dialogo e quindi arrivare poi ad un accordo. Dopo un anno di mediazione è stata una grande soddisfazione. Beh, ci credo, no, devo dire che quindi ti ha aiutato, ti sta aiutando e ti potrà aiutare anche in futuro sempre, certo, di più. Bene, grazie Elena, io vi ringrazio. Direi che siamo arrivati a questa prima parte della nostra puntata. Lancerei i nostri 60 secondi di slide pubblicità. Mi raccomando, non andate avanti perché dopo sveleremo l'ospite che si collegherà via Zoom. A dopo! Bentornati in questa seconda parte dell'ottava puntata di Ci vediamo lunedì. Come promesso, siamo arrivati al punto nel quale sveleremo l'ospite che si collegherà per la prima volta a Ci vediamo lunedì su Zoom. Abbiamo il nostro primo collegamento su Zoom e abbiamo l'onore di avere con noi l'avvocato Giovanni Stefani, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari. È un piacere. Buongiorno, grazie, un piacere anche per me. Ivan, che dire? Guarda, Ilaria, io ti ringrazio Giovanni per questa straordinaria opportunità, ma in realtà colgo l'occasione di ringraziarlo per la sua partecipazione al tavolo UNI
a nome di tutta l'organizzazione UNI, perché il ruolo degli avvocati nel mondo della mediazione è un ruolo fondamentale. È un ruolo fondamentale per il successo, per la sua evoluzione, per contribuire al fatto che la mediazione possa radicarsi molto più velocemente rispetto ad altri naturali tempi nella vita quotidiana delle modalità di gestione dei conflitti. E gli avvocati hanno questo ruolo fondamentale che ha una, come dire, un'altra faccia della medaglia, che è anche un possibile ruolo di potenziale freno a questo sviluppo. Quindi chi ha la potenzialità di dare, di lanciare sul trampolino di lancio uno strumento, allo stesso tempo ha anche, come dire, il ruolo di possibile detrattore. Ma noi in questi 11 anni di mediazione, perché il 4 marzo del 2010 è nata la mediazione in Italia, no? Quindi esattamente la mediazione 4 giorni fa ha compiuto 11 anni, e oggi poter parlare con un esponente di un ordine importante come l'Ordine di Bari, che ha partecipato al tavolo con l'umanità, con l'immediatezza, con la capacità di trasmettere, come dire, questi valori che noi abbiamo già avuto modo di apprezzare oltre che al tavolo 1 in altri eventi, in altri comuni, devo dire che io mi sento in questo momento una persona privilegiata nell'essere qui a poter parlare con Giovanni Stefani. Ciao Giovanni! E grazie per l'intervento. Ciao Ivan, grazie a te, troppi complimenti, è stato un piacere e un privilegio per me vivere questa esperienza, come diceva anche Elena prima, perché vi ho seguito, è stata un'opportunità di crescita, di confronto leale, aperto, e peraltro incontrare anche altre professionalità su un tema così importante, assolutamente è stato un privilegio di cui io vi ringrazio, ringrazio l'Osservatorio e tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità, e ringrazio anche oggi per avermi invitato a dare il mio modesto contributo a questo dibattito, a questa discussione, ripeto, su uno strumento così importante che ormai fa parte della vita di noi avvocati e direi della vita della nostra società. Avvocato Stefani, non ci vediamo, sono in aria e le do anch'io il benvenuto, è un piacere averla qui con noi. Volevo introdurre appunto il suo intervento con una domanda, ovvero: quale concreta utilità gli avvocati potranno trarre dalla PDR UNI 98-2020 sulla mediazione, secondo la sua esperienza? Ma grazie Ilaria, innanzitutto auguri a DICAF per i pari che compie 10 anni oggi, giusto? Giusto. L'opportunità è grande. Ovviamente è obbligatoria una brevissima premessa: l'approccio dell'avvocatura con la mediazione lo conosciamo tutti, diceva Elena prima, un problema di approccio, esatto, e credo che sia innanzitutto un problema di approccio culturale, la cui crescita è stata forse negata per la repentina introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento senza prima creare quel terreno utile perché fosse compreso l'istituto nella sua completezza e soprattutto quelle che possono essere le conseguenze positive nell'ambito dell'attività professionale anche degli avvocati. E quindi questo lavoro fatto dal tavolo UNI costituisce proprio un rilancio, se mi è consentito esprimermi in questo senso, un rilancio dell'istituto della mediazione che può oggi contare su una piattaforma di regole, di prassi che, diceva Ivan giustamente, noi tutti ci auguriamo approdi a una struttura normativa che lo contenga, però oggi è una piattaforma a disposizione degli avvocati e non solo degli avvocati, degli organismi di mediazione che potranno contare su delle, come posso dire, delle direttive importanti, perché innanzitutto la mediazione nel nostro paese ha scontato proprio l'assenza di un impianto regolamentare unico, che fosse valido per tutto il territorio nazionale, che fosse valido per tutti gli organismi, facendoci imbattere nell'ambito della nostra attività professionale con diverse prassi a seconda dell'organismo, a seconda della parte del territorio dove andiamo ad operare e a svolgere la nostra attività professionale. E questo è il primo beneficio, secondo me, che può venire fuori da questo studio
questa serie di prassi, questa serie di norme, perché per me lo sono già. La norma certo ha una sua efficacia nel momento in cui è contenuta in una, come dire, in una delle varie fonti normative previste dal nostro ordinamento, ma la norma in senso alto è quella che regola i rapporti, che regola soprattutto il funzionamento e lo svolgimento delle dinamiche tese a risolvere i rapporti. Quindi, a parte l'uniformità delle prassi, la regolamentazione che viene prevista dà dei suggerimenti, dà delle indicazioni di cui oggi gli organismi non dispongono, o meglio, non disponevano fino ad oggi. Oggi hanno un impianto che li mette in condizioni di poter svolgere al meglio la loro attività in maniera più efficace, a me piace utilizzare questo termine, in luogo o accanto a quello dell'efficienza, perché l'efficientismo è un conto, l'efficacia è un altro conto. L'efficacia è quella che ti consente di raggiungere l'obiettivo in maniera molto più completa e soprattutto di individuare l'obiettivo da raggiungere. E la mediazione si propone esattamente questo, perché al di là delle ragioni giuridiche, al di là del conflitto, tende a dare una soluzione alle parti certamente più conveniente, ma lo sarà sicuramente perché tende alla conservazione del rapporto. E quindi la mediazione svolge anche una funzione sociale importante che si va ad inserire perfettamente nell'ambito del ruolo svolto dagli avvocati. Bene, oggi gli avvocati avranno la possibilità, poi se sono parte di un organismo, poi se svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'istituto della mediazione, avranno a riferimento un impianto che va a risolvere a 360 gradi tutti i problemi che questi 11 anni di esperienza ci hanno evidenziato, che non sono pochi, non è stato facile risolverli volta per volta. Oggi abbiamo la possibilità di risolverli tutti insieme, una volta per tutte. Quindi questo credo che sia innanzitutto il merito da scrivere a coloro che si sono incontrati in quel tavolo, hanno messo a disposizione ciascuno la propria peculiare esperienza ed è stato appunto importante mettere insieme diverse esperienze, derivanti da diverse categorie professionali e anche da diverse posizioni sociali, perché facevano parte anche rappresentanti del mondo produttivo, dei cosiddetti organismi sociali di intermediazione, e quindi ecco perché alla fine abbiamo avuto un risultato assolutamente soddisfacente, un risultato che dovrà essere colto adesso dagli operatori della mediazione, dovrà essere messo a loro disposizione diffondendo il più possibile, e questa vostra trasmissione va esattamente in quella direzione, perché bisogna far proliferare i momenti di conoscenza di questo contributo, ma soprattutto momenti in cui è possibile spiegare di che cosa si tratta e quali sono appunto i benefici che tutti noi possiamo trarre da un lavoro così importante, così serio e direi anche efficace appunto. Grazie mille, devo dire che abbiamo veramente fatto a 360 gradi una spiegazione perfetta della sua esperienza. E mi allaccerei appunto a questo discorso perché volevo chiederle, pensa sia possibile, grazie alla PDR, un percorso volto a uniformare le modalità con le quali gli organismi privati o gli ordini professionali o le camere di commercio fanno mediazione? Ma sì, io credo che sì. Uno degli intenti di questa esperienza, di questo lavoro e del sacrificio ovviamente di tutti coloro che hanno partecipato è proprio quello di tendere ad una uniformità non solo nella regolamentazione del procedimento, ma anche nell'organizzazione degli organismi di mediazione. Certo, bisognerà per un verso sollecitare, incentivare e riuscire ad ottenere che questo lavoro venga incardinato in un impianto normativo vero e proprio, che quindi abbia un'efficacia vincolante per tutti e per tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo, come dicevo prima, sarà importante una forte e ampia attività di pubblicità di questo lavoro che possa essere recepito ancora prima della sua traduzione in norma, possa essere recepito dagli organismi di mediazione perché lo trovino come dire utile. Io, per quanto riguarda l'esperienza, stiamo mettendo mano al regolamento del nostro organismo di mediazione proprio recependo il lavoro del tavolo lui, perché
perché ne cogliamo le grandi utilità, ne cogliamo i grandi benefici, e questo mi auguro che venga, questo lavoro mi auguro che venga fatto da tutti gli organismi forensi, non solo quelli forensi, giustamente lei faceva riferimento anche alle Camere di Commercio che oggi svolgono un lavoro importante anche da un punto di vista statistico nell'ambito della mediazione, anche se la gran parte delle mediazioni approdano agli organismi forensi, non soltanto quelli istituzionali, ma anche quelli non istituzionali, ma nell'ambito dei quali ci sono gli avvocati o quantomeno ci sono i professionisti. Quindi questa attività di divulgazione e di sensibilizzazione sarà molto importante, verso la quale tutti noi, soprattutto coloro che hanno partecipato a questo lavoro, dovranno impegnarsi, e nell'augurio, nell'auspicio appunto che domani, quanto prima, ieri, questo lavoro possa trovare una sua giusta collocazione, cioè nell'ambito di un regolamento normativo vero. Ilaria, io domani, è bellissima l'idea di andare a integrare, modificare, adattare i regolamenti degli organismi a quelle che possono essere le leve fornite, proposte dalla prassi di riferimento, ed è una bellissima notizia, perché i colleghi dell'avvocato Stefanini, colleghi avvocati ma anche colleghi rappresentanti istituzionali degli ordini forensi, sicuramente hanno un ruolo in questo momento storico fondamentale. Il cambiamento transita anche e soprattutto attraverso loro, attraverso i responsabili di organismo, attraverso le camere di commercio, attraverso coloro i quali assumono ruoli istituzionali negli ordini professionali, negli ordini forensi in particolar modo. Con l'occasione, Giovanni, 29 marzo, mi raccomando, momento divulgativo nel quale siamo tutti precettati, perché UNI presenterà ufficialmente la prassi di riferimento in presenza del direttore generale e dei vari organi istituzionali interni, e quindi credo che una testimonianza bellissima come quella che ci hai onorato di avere oggi meriti di essere replicata in quel contesto istituzionale, che sarà un momento storico. Sarai dei nostri ovviamente, Giovanni, giusto? Assolutamente sì, non potrò mancare, Ivan, lo sai. Però sai quanto ci tengo a lavorare sull'approccio culturale, che diceva Elena prima, degli avvocati, che devo dire si sta stemperando molto rispetto ai primordi dell'istituto della mediazione. Oggi l'avvocato sta accogliendo, soprattutto i più giovani, stanno accogliendo le opportunità che la mediazione dà, offre anche agli avvocati da un punto di vista professionale e non solo. Che dire, io la ringrazio molto, avvocato Stefani, è stato veramente prezioso il suo contributo e il suo intervento. Ovviamente, se vuole rimanere con noi fino alla fine, noi ne siamo super felici. E a questo proposito volevo porre un'ultima domanda all'avvocato Lobaccaro. Elena, volevo chiederti: mediatori e avvocati ci seguono regolarmente e da collega in entrambi i casi, quali consigli pensi di poter dare a chi assiste le parti in mediazione e a chi conduce il procedimento per valorizzare al meglio l'applicazione della PDR? Allora, per rispondere a questa domanda mi aggancio un po' all'intervento di Stefania, seguito poi da quello di Ivan, perché Ivan, tu hai detto che il cambiamento avviene attraverso la scelta da parte dei responsabili degli organismi di mediazione di recepire le linee pratiche che sono state elaborate all'interno della prassi. Credo anche che il cambiamento si attuerà a monte quando i colleghi avvocati, in questo caso, sceglieranno presso quale organismo depositare le istanze di mediazione. Quindi il suggerimento che do è che, secondo me, soprattutto alla luce del momento storico che stiamo vivendo, dove c'è un grande bisogno di attività conciliativa che cerchi di sostenere la crisi che è in atto per le ragioni tutti note, suggerisco ai colleghi di scegliere quegli organismi di mediazione che permettono a questo straordinario strumento di ADR di funzionare realmente e concretamente, non solo per i diversi approcci che sono elaborati all'interno della prassi,
prassi, che poi sarà il singolo mediatore in base alla sua sensibilità e alla sua esperienza ad applicare, ma perché sul piano procedurale le leve in potenza sono tantissime. Ed è ovvio, e qui mi rivolgo ai colleghi mediatori, che se conosco quali sono gli strumenti procedurali, aumento la possibilità di svolgere un ruolo attivo a livello sociale, che è quello di far funzionare questo meraviglioso strumento di ADR. Quindi, sempre ai colleghi mediatori dico, non fatevi intimorire da una prassi di riferimento che sicuramente è corposa, perché è sicuramente un documento molto importante, ma l'approccio che fate, se vogliamo mostrarla, questo è il malocco di cui data la volontà a guardare in questo momento. 237 pagine. 237 pagine. Che potrebbe intimorire, è indubbio, però diciamo che è un po' come i codici. Anche i codici, dal codice civile al codice di procedura civile penale, testi unici che sono stati elaborati, sono dei testi corposi. Qual è la furbizia? Conoscere la sistematica, quindi conoscere bene la struttura della prassi di riferimento e poi in base alla veste che io sto rivestendo, sono un avvocato oppure sono un mediatore, sono all'interno di una determinata fase del procedimento di mediazione, vado a vedermi quello strumento procedurale che mi può essere utile per sostenere il cliente o le parti in mediazione, a seconda che sono avvocato o mediatore, e poi per svolgere un ruolo attivo a livello sociale, soprattutto lo rimarco in un momento storico come quello di oggi, dove c'è gran bisogno di attività conciliativa. Grazie, Elena, grazie. Beh, che dire, io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo parlato di tantissimi temi, abbiamo approfondito la PDR 98-2020, che appunto era l'argomento centrale di questa puntata, e Ivan, lascerei a te le conclusioni. Ma guarda Elena, in estrema sintesi, è chiaro anche da quello che è emerso durante la giornata di oggi che si è in corso un cambiamento, e non sta iniziando, è proprio in corso, è in corso nella sua fase evolutiva più forte, dove esiste la piena consapevolezza dei soggetti coinvolti, che indietro non si torna. Gli avvocati sanno benissimo che questa è una grande opportunità e intendono cavalcarla, intendono governarla. Occorre però fare chiarezza su quale sia la strada per poterla valorizzare al meglio. Io credo che oramai l'idea di valorizzare l'ADR sia un'idea che si stia metabolizzando e diffusa, e il quale ADR e il come probabilmente è un percorso che ancora è in itinere. E rispetto a questo però mi sento che stiamo facendo tutti quanti dei grandi sforzi, e quindi ciascuno un pezzettino di contributo per fare in modo di andare, come dire, al di là del guado e arrivare magari in un momento storico da qui a qualche tempo che ci consenta di affermare, come dire, che le ADR sono sdoganate nel più comune modo di gestire le controversie. In questo la mediazione sicuramente è la regina, perché contiene, e la prassi di riferimento ha proprio un prospetto semantico comparato, le contiene tutte. Cioè la mediazione contiene tutte le dinamiche che le varie ADR possono essere governate, e non contiene altre ADR non contengono invece tutto questo. Quindi, facendo un'analisi con la logica degli insiemi, la mediazione è lo strumento che contiene tutte le leve delle altre procedure, pertanto andrebbe utilizzata al di là delle forme di obbligatorietà come quella, come dire, prioritaria. In conclusione, Giovanni, lascerei la parola a te. Ma Ivan, è difficile aggiungere altro dopo quello che hai appena detto, però ecco, voglio soltanto sottolineare che c'è esattamente un cambiamento in corso e l'avvocatura deve saperlo cogliere. Non deve più difendersi dietro ritrosie cristallizzate, deve andare avanti, deve capire e comprendere che la società si evolve, che questi strumenti seguono l'evolversi della società. E l'avvocato che sta dentro la società e svolge una funzione sociale non può non cogliere questa occasione. Io mi auguro che tutti i colleghi sappiano coglierla e al più presto si dia davvero un nuovo impulso, una nuova epoca all'istituto della mediazione.
Grazie Avvocato Stefani, è stato veramente un piacere averla qui con noi, speriamo di rivederci in una prossima puntata, l'invito è già stato fatto, quindi speriamo di vederci il prima possibile e che dire, grazie anche a voi, grazie. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie Avvocato Stefani. Grazie a voi, quando volete sono a disposizione. Assolutamente. E niente, che dire, io direi non staccatevi, rimanete qui perché adesso andranno le nostre slide dei corsi, quindi non andate avanti e poi sveleremo l'argomento della prossima puntata. Parleremo di super bonus e morosità in condominio. Quando sorge la morosità di un condomino? Quali soluzioni operative pensano per la morosità e accedere ai bonus fiscali? Ci vediamo lunedì.